Ugo Grozio, italianizzato in olandese Huig van Groot, pensatore olandese che vive tra il XVI e XVII secolo, 1583-1645. È il pensatore che ha inventato, per così dire, la categoria, la nozione di diritto naturale, di legge naturale. Legge naturale, dunque diritto naturale. Alias, ovvero, jus naturalismo, jus naturalismo, diritto naturale. Noi ci siamo abituati entro certi limiti. Per l'uomo moderno è una novità incredibile. Qui stiamo andando, siamo entrati, abbiamo messo un piede nella modernità. Perché un piede nella modernità? Perché in nome di quel naturalismo scientifico, empirista, terreno immanente dell'umanesimo rinascimento, anche in campo giuridico e politico, si inizia a pensare ad una legge che non è più quella dettata da Dio e scritta a lettere di fuoco nel libro sacro, nella Bibbia, ma è quella che deriva dall'osservazione e dal ragionamento, dall'osservazione della natura e dal ragionamento. Perché jus naturalismo, la categoria jus naturalismo, cioè della legge di natura, chiama immediatamente in causa un'altra categoria, che è quella della ragione umana. Cioè il pensiero jus naturalista è razionalista e tende ad essere, dal punto di vista giuridico e poi giuridico-politico, autonomo. Che vuol dire autonomo, autos, nomos. La legge la stabiliamo noi, uomini, in quanto animali razionali. Lo vedete il collegamento col mondo classico, col mondo pagano? In mezzo che cosa c'è? C'era stato. C'era stata una visione del mondo, una visione giuridica, politica, eteronoma. Che vuol dire che il nomos, la legge, mi deriva da eteros, da altro, e chi è l'altro? È Dio, che è altro, è trascendente, e mi impone dei comandamenti, un decalogo, me li detta, come fa Dio con Mosè, sul Sinai, gli detta dei comandamenti. Comandamenti che non sono discutibili, non li si può mettere in discussione, perché derivano dall'autorità suprema che è quella di Dio. Qui invece non abbiamo comandamenti dettati da una potenza ulteriore, eteronoma, ma sono comandamenti, sono leggi perfettibili, tutto si può cambiare, ne possiamo parlare, se no il principio del parlamentarismo viene meno, nonché quello dello Stato di diritto, che derivano dall'uomo, dall'umanità, che li può studiare, ci può riflettere e usa la ragione. È chiaro? Quindi vedete, è una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione copernicana. Sono gli stessi anni in cui, anzi, si va consumando, lo studieremo poi più in là, la cosiddetta rivoluzione scientifica, il campo astronomico, no? Dal geocentrismo si passa all'eliocentrismo. E qui è una sorta di rivoluzione copernicana che riguarda l'ambito del diritto e della politica. Perché poi tutti i pensatori successivi, cominciare da quel Thomas Hobbes che abbiamo evocato tante volte, tutte le correnti politiche successive si basano sul principio del jus naturalismo, cioè dell'esistenza della legge di natura e del fatto che l'uomo può, quindi il filosofo, può razionalmente confrontarsi con il diritto naturale. Quindi la legge non deriva da Dio, non è indiscutibile, non è superiore all'uomo, ma viene dal basso e può essere, come dire, studiata, ragionata, prodotta autonomamente dall'uomo. Questo è il 600, poi dopo abbiamo il secolo dei lumi, quello del trionfo della ragione con la R maiuscola, la raison, quella che porta alla rivoluzione francese. E che cos'è il 700? Lo dico in maniera molto barbara, è un ampliamento in ambito europeo di quello che nel microcosmo anglosassone era avvenuto il secolo prima. Quindi i vari Hobbes, Locke, Hume, i pensatori inglesi, saranno i riferimenti, i punti di riferimento di Montesquieu, di Voltaire, d'Alembert, Diderot, i filosofi Rousseau, i filosofi francesi del Settecento, che riprenderanno tutti quanti il modello inglese che stiamo studiando. Ecco perché i concetti che vi ho esposto qui, in queste prime settimane di studio, di lavoro,
li ho anticipati, ma ve li ritroverete, quindi non ci ritorneremo sopra in maniera analitica quando studieremo l'epoca delle rivoluzioni, quella americana, e c'è il Bill of Rights. Se tu metti Bill of Rights non ti viene fuori quello inglese, ti viene fuori quello americano, più famoso, quello della Costituzione, i 10 emendamenti. Allora, senza questa premessa non capireste quello e non capireste la rivoluzione francese. È chiaro? È l'ABC della modernità. Scrive questo libro famoso, Il diritto della guerra e della pace, del 1625, in cui afferma per la prima volta la superiorità del diritto naturale sul diritto positivo. Cioè, il diritto positivo, che è il diritto degli stati costituiti, deriva dal diritto naturale. Il diritto naturale lo precede, non può contraddirlo. E l'altra cosa fondamentale, l'altra parola da sottolineare, che trovate sottolineata, è il termine contrattualismo. Che vuol dire contrattualismo? Vuol dire che le istituzioni politiche, lo Stato, quello che poi formula il diritto positivo, le leggi scritte, nasce in base ad un contratto. Cioè sono i singoli individui, che ancora non sono né sudditi né cittadini, allo Stato di natura, che fanno un patto tra di loro e da questo patto nascerà poi lo Stato positivo. Cioè le aggregazioni politiche, istituzionali, nascono non dall'alto, non imposte da Dio, non sono preesistenti all'individuo, ma nascono dall'accordo di alcuni individui. È un passaggio fondamentale. È un passaggio fondamentale che ha delle conseguenze anche, volendo, alla lunga negative. È il, come dire, è il cuore del pensiero liberale. Il cuore del pensiero liberale prevede la supremazia dell'individuo sulla comunità. Ecco perché nell'articolo 2 della Costituzione i padri costituenti hanno voluto integrare i diritti dell'individuo con il principio della comunità e della solidarietà comunitaria, sociale. Perché? Perché se io dico, come fanno i giusnaturalisti, nonché contrattualisti, sulla scorta di Grozio, che lo Stato, e quindi la comunità civile, nasce da un patto stretto tra individui, è come se stessi dicendo che il diritto privato in un certo senso precede quello pubblico e che quindi le ragioni dell'individuo in qualche maniera precedono quelle dello Stato. E questa è la corrente di pensiero predominante in alcuni ambienti neolib, liberali, liberisti, perché poi la stessa teoria dall'ambito politico, l'individuo prevale sulla comunità, l'individuo viene prima della comunità, quindi gli interessi egoistici dell'individuo vengono prima della comunità. La comunità serve all'individuo, non il contrario. Ebbene, se io prendo questa idea e la sposto dall'ambito politico all'ambito economico, ho il liberismo, quello che proclama il laissez-faire, che è la visione di Adam Smith. Cioè il mercato, il libero mercato, deve essere guerra di tutti contro tutti. La libera concorrenza, vinca il migliore. Un braccio di ferro continuo e lo Stato si deve assolutamente disinteressare. E quindi sull'egoismo individuale, perché l'uomo lo si concepisce in termini assolutamente individualistici, egoistici, sull'individualismo personale si basa sia la teoria politica che quella economica. L'individuo prevale sulla comunità. È un grande passo in avanti, indubbiamente. È un passo in avanti che sta alla base del nostro modo di pensare la politica, ma che, se seguiamo la Costituzione, va corretto da altre idee, che sono quelle che invece vedono la comunità avere pari dignità o forse maggiore dignità rispetto all'individuo. Ma insomma, questo braccio di ferro è quello che separerà tra 800 e 900 i partiti di sinistra e i partiti di destra. E ancora oggi, per seguire Bobbio, illustre politologo, scomparso all'inizio del XXI secolo, la destra è caratterizzata in termini valoriali, i partiti di destra, della destra liberale, non quella fascista o nazista, non quella nazionalista, quella liberale, è caratterizzata dall'accentuazione dei diritti dell'individuo rispetto alla comunità. Viene prima l'individuo rispetto alla comunità. E infatti la comunità deriva dal contratto fatto dagli individui, termine contrattualismo che si rifà al giusnaturalismo. Mi seguite? I partiti di sinistra, genericamente parlando, in termini valoriali, prediligono, mettono prima, non che escludono i diritti dell'individuo, ma fanno prevalere sui diritti dell'individuo
La comunità è la solidarietà sociale, quindi il principio di uguaglianza rispetto al principio di libertà. Quindi i due principi fondamentali della Rivoluzione francese, c'è un terzo, fratellanza, che viene dimenticato da tutti, i due principi sono libertà e uguaglianza. Libertà declinata in senso individuale, ma portata alle estreme conseguenze, ti fa propendere verso la destra. Uguaglianza, portata alle estreme conseguenze, è diventata valore fondamentale, quindi superiore alla libertà, ti fa propendere verso l'estrema sinistra. E in mezzo c'è la Costituzione italiana, un capolavoro di equilibrio, ovvero espressione di una visione del mondo intermedia, che è quella della socialdemocrazia o della liberal democrazia, dove gli interessi dell'individuo sono, come dire, coordinati dialetticamente, armonizzati con gli interessi della comunità. Quindi non prevale né l'una, non dovrebbe prevalere né l'una né l'altra, anzi l'una integra l'altra. Come dire, il mio diritto è integrato dal mio dovere nei confronti della comunità. Il mio diritto come libero individuo, come libero cittadino, deve essere necessariamente integrato dal mio dovere nei confronti della comunità. In medio stat virtus, per citare la massima aurea dell'etica classica. Però ecco, per darvi, come dire, una bussola di orientamento nel linguaggio politico, al di là delle tante stupidaggini che immagino sentiate a destra, che sentiamo tutti quanti, non voi in particolare, ripeterci a ogni piè sospinto, le destre storiche si ispirano a questi principi giusnaturalisti e contrattualistici. D'accordo? Le sinistre, pure, perché il principio fondamentale è quello del liberalismo, ma integrano il pensiero contrattualista, giusnaturalista, basato sull'individuo, lo integrano con la solidarietà sociale. Uno dei padri del socialismo europeo, occidentale, che studieremo da qui a un po' di tempo, è Jean-Jacques Rousseau, pensatore francese del Settecento, quindi ci arriviamo fra un po' di tempo. Ecco, quindi in Grozio apprezziamo questo, è interessante perché Grozio fonda anche in qualche maniera il principio di laicità in maniera molto sottile, cioè lui dice queste leggi varrebbero, il giusnaturalismo, cioè il funzionamento dell'uomo secondo ragione, etsi deus non daretur, formula latina geniale che significa anche se Dio non ci fosse. Oh, non sto dicendo che Dio non c'è, c'è Dio, ci mancherebbe altro. Che mi date fuoco, insomma. Dio c'è e io sono, come dire, uno il più pio tra gli uomini. Tuttavia, sto dicendo questo, che anche ammesso per assurdo che Dio non ci fosse, le leggi di natura individuate dalla ragione umana comunque sussisterebbero. Vogliamo mettere in un'altra maniera? È Dio che ha creato la natura, ci ha fornito di ragione, dunque non può autocontraddirsi. Dio c'è, ma se non ci fosse sarebbe uguale. Beh, è un modo, diciamo così, strizzatina d'occhio per dire, iniziamo a fare un discorso laico, il Medioevo ce lo stiamo lasciando lentamente e faticosamente alle spalle.